Green e blu è il colore della terra e l'elemento importante è proprio quello di trovare un equilibrio tra essere consapevoli di cosa sta succedendo, e le immagini che abbiamo visto ce lo fanno capire, ma essere anche consapevoli di quello che si può fare e di come il nostro progresso è un progresso che dobbiamo continuare e accelerare proprio per trovare le soluzioni. I giornalisti di tutte le testate del gruppo GEDI che mettono a sistema la loro esperienza e conoscenza per raccontare assieme, partendo dal digitale per arrivare sulla carta, quelli che sono, e qui veniamo al merito, i temi più innovativi del momento. Quello che si può fare oggi è certo utilizzare la tecnologia come antidoto. Il problema non sono i problemi, il problema sono gli uomini. Le imprese italiane oggi hanno depositato 50 miliardi di euro incrementali presso il sistema bancario. Questi fondi devono essere portati nell'economia reale. Sviluppiamo tecnologie, investiamo, però poi possiamo perdere competitività se non c'è un piano di gioco, un livello di gioco uguale per tutti. C'è scritto un messaggio Papa Francesco quando ha saputo che avremmo avviato appunto Green and Blue. Siamo parte e non padroni della rete interconnessa della vita. È sempre più necessaria e urgente una vera e propria ecologia dei media. Dopo di lui un altro uomo diverso dal pontefice, certamente mi ha impegnato come lui nella difesa del pianeta, ha mandato anche lui una lettera, ed è Bill Gates. Servono tre elementi: consapevolezza del problema, obiettivi ambiziosi per risolverlo e un piano d'azione per raggiungere questi obiettivi. Noi pensiamo che raccontando bene quello che può fare la tecnologia in tutta la società, possiamo dare alla tecnologia la possibilità di risarcire il pianeta, perché la tecnologia ben usata può farci tornare migliori in alcune parti come eravamo in precedenza. This internet is consuming 80% less because it is not using radio waves anymore, it's using light.